siamo all'ingresso dello spogliatoio, il primo a uscire è il team manager Franco Falco. Allora, con lui parliamo di questa partita. Franco, una partita contratta, difficile da giocare anche su un terreno complicato, alla fine però tutto sommato Macri ha meritato questa vittoria. Buonasera a tutti, ma partite sono tutte complicate. Questo è un campionato particolarmente livellato, difficile, su ogni campo c'è da soffrire, c'è da sudare fino al 96esimo. Se riesci a sudare, a arrivare fino in fondo mettendoci grinta il cuore, allora raccimoli i punti, altrimenti torni a casa senza punti. Rispetto alle partite precedenti, qualcosina di buono si è visto qui a Luzzi, si è vista una buona intesa sulla destra, ma ancora non ci siamo. Ma non ci siamo, diciamo che oggi abbiamo fatto diversi passi in avanti, secondo me non era facile perché veniamo da una situazione molto delicata, molto complicata, non riusciamo a chiudere le partite, poi prendiamo gol al primo tiro in porta e quindi poi tutto questo si traduce in una tensione che è chiaramente visibile per chi guarda la partita dell'Acri. Siamo contratti, abbiamo paura e certo non è un momento felicissimo. Questa vittoria potrebbe aiutarci a fare meglio, diciamo. Ecco, la squadra dal punto di vista fisico oggi stava bene, però come dicevi probabilmente c'è da lavorare sull'aspetto mentale, perché c'è qualcosa che ancora non va da quel punto di vista, c'è molta paura come dicevi. Ma non c'è dubbio che l'aspetto mentale è fondamentale. Se vai in campo con la paura che al primo tiro degli avversari prendi gol, giochi con un timore reverenziale che non ti consente di essere libero e sgombro da queste preoccupazioni e di fare bene lì davanti, insomma. L'ultima battuta, volevo chiedere solo se gli obiettivi della società sono rimasti invariati. Gli obiettivi sono quelli di fare un buon campionato, un campionato chiaramente di vertice, e assolutamente non sono cambiati. Noi riteniamo di avere un organico per fare un campionato di prima fascia, diciamo, ecco, e questo continuerà ad essere il nostro obiettivo fino a prova contraria. Grazie a Franco Falco.